In questo tutorial vedremo come installare Jenkins tramite Docker. Che cos'è Jenkins innanzitutto? Jenkins è un software open source che permette di automatizzare le procedure di aggiornamento e integrazione del software. Viene usato specificatamente nell'ambito appunto dello sviluppo agile e delle cosiddette metodologie di continuous integration e continuous deployment, ovvero quando dovete aggiornare molto spesso un software e queste modifiche poi devono passare in produzione sul software in funzione in modo rapido e possibilmente indolore. E appunto Jenkins permette appunto di automatizzare molti di questi passaggi e anche di applicare delle verifiche prima che questo trasferimento tra il software sviluppato e il software in produzione, tra il software di sviluppo e il software in produzione avvenga. Come prima cosa, quindi andiamo a creare il nostro container di Jenkins. Quindi docker run --name lo chiamiamo jenkins-test, lo facciamo andare sulla porta 8080 e sulle porte 50.000 2 punti 50.000, quindi -p 8080 2.8080 -p 50.000 2.50.000. Creiamo un volume interno chiamato var.jenkins underscore home e questo sarà fondamentale poi per andare a prendere la password di default che ci servirà. Poi per fare il primo accesso, poi -d e chiamiamo l'immagine Jenkins, poi se vogliamo possiamo mettere 2 punti LTS o la versione Jenkins che vogliamo, per questa demo basta solo l'immagine standard, quindi se abbiamo tutto non ci resta che fare invio, io avevo già scaricato l'immagine quindi ho fatto la svelta, nel vostro caso potrebbe volerci un po' di più. E fatto questo andiamo appunto a leggere la password che è interna appunto al container perché ve la chiederà appena ci colleghiamo alla piattaforma, quindi docker exec jenkins-test, possiamo usare cat per leggere il file che contiene la password, quindi var Jenkins underscore home, appunto il volume che abbiamo creato prima, slash secrets, slash initial admin con la A maiuscola, password con la P maiuscola e questa qui è la password che ci servirà per connetterci per fare il primo accesso a Jenkins. Quindi facciamo partire il nostro browser, colleghiamoci appunto all'indirizzo 0.0.0.2.8080. Ok, ci chiede la password che abbiamo ottenuto prima. Facciamo continua. Attimo, ora ci chiede appunto se vogliamo installare i plugin, qua possiamo fare una selezione personalizzata oppure installare i plugin di default. Installiamo i plugin di default in questo caso. Ora bisogna avere un po' di pazienza perché ci metterà un attimo a installare i plugin.
come detto prima, Jenkins ha un sacco di plugin, più di 1400, che quindi possono coprire vari aspetti, anche vari linguaggi, appunto anche il testing, la verifica di vari linguaggi, insomma, probabilmente quasi tutti. Siamo quasi. Ok, quindi alcuni plugin li ho installati, questo probabilmente perché richiede una versione di Jenkins superiore, ma per questa demo appunto non ci servono, quindi facciamo continua. Qui appunto andiamo a mettere un nome utente, una password, verifichiamo la password, completo, start using Jenkins, esco un attimo per verificare che appunto abbia preso i nostri nomi utenti, il nostro nuovo account. Ok, siamo dentro, quindi ora non ci basta che fare crea un nuovo job. Qua mettiamo il titolo del nostro progetto, magari progetto demo. Configuro una build di tipo generico. Ok, qui appunto possiamo mettere una descrizione, fare varie configurazioni. Possiamo appunto inserirgli un repository Git o GitHub. Adesso andiamo a prenderne uno, solo proprio per concludere questa intro. Salva. Qua nel nostro pannello, qua appunto possiamo vedere la nostra intro e qui poi possiamo appunto inserire le varie task di verifica eccetera del progetto e se il nostro progetto ha dei bug o qualcosa è andato storto in un push su Git, ci verrà segnalato qua. Poi ovviamente in questo progetto possiamo inserire vari livelli di testing eccetera, ma per questo ovviamente richiede una conoscenza un po' più profonda di Jenkins e ovviamente una conoscenza anche del linguaggio del progetto che si andrà a caricare. Per questa intro è tutto, in futuro magari vedremo di approfondire Jenkins in altri tutorial. Se vi è stato utile mettete un like e se volete seguite il canale. Alla prossima.